Ciao a tutti, Thomas Edward Tolan. Vi dice niente? Beh, Thomas è stato il primo afroamericano a vincere le Olimpiadi nei 100 metri. Tra l'altro in quell'edizione nel 1932 a Los Angeles vinse due ori. Il terzo oro gli fu in un qualche modo non concesso di vincerlo perché non lo schierarono nella staffetta 4%. Beh, sappiate che quell'anno quella staffetta fece anche il record del mondo e fu schierata solamente con ragazzi bianchi. Lui, il più veloce di tutti, con il record del mondo messo da parte. Tolan è diventato famoso per questo. È diventato famoso anche perché nella stessa Olimpiade la gara dei 100 metri, da lui vinta, fu in un qualche modo una sorta di pareggio. Calfe, che arrivò secondo, in verità arrivò primo. Arrivò primo a toccare il filo del traguardo, perché allora c'era il filo da toccare prima, ma a differenza di oggi dove vince chi arriva prima, allora vinceva chi passava il traguardo per primo. Eddie riuscì a passare di là dalla linea più velocemente di Metcalfe, che era molto più grosso e che in verità aveva toccato per primo il filo, ma che non gli fu concesso di vincere. Ralph Metcalfe. Ricordatevelo. Perché vi voglio raccontare la storia di Eddie Tolan? Beh, ve la voglio raccontare perché è una storia molto molto particolare, data dal fatto che in quel periodo chiaramente in America non era facile essere di colore, non era facile diventare famosi, non era facile proprio niente. Caso vuole che però lui riuscì ad essere il primo, il più veloce, con il record del mondo. Tutto questo gli portò notorietà, gli portò fama, ma non gli portò denaro. Non gli portò denaro e tra l'altro nei 4 anni successivi, dopo queste medaglie, non riuscì neanche ad andare alle Olimpiadi del 36, dove invece un'altra persona di colore assurse agli albori mondiali e olimpici. Non so se vi ricordate un certo Jesse Owens, 3 medaglie olimpiche d'oro davanti al Führer. Arma di distrazione di massa degli americani in quel periodo. Dopodiché da lì fu guerra. Comunque vi voglio parlare di Eddie perché la sua vita non fu facile. Guardate semplicemente come dal 32 al 36 siano cambiate completamente le cose. In 4 anni, che per un atleta sono tanti ovviamente, ma per il mondo sono piccoli, una persona che diventa campione olimpico diventa un'icona. Quell'altro diventa campione olimpico anche lui e non lo conosce nessuno. E succede così non solo nello sport, succede così nella vita, dove ci sono persone che fanno cose incredibili e che però non riescono a sfruttare la loro immagine, oppure si ritrovano davanti a dei muri che non riescono in un qualche modo a passare. Questa è una storia romantica come quella che vi racconterò dell'altro velocista, Metcalfe. È una storia romantica che però lascia un po' di amaro in bocca. Per chi fa sport di alto livello sa che cosa voglia dire vincere una medaglia olimpica. Vincerne addirittura 2 e arrivare a non vincerne 3 semplicemente perché sei una persona di colore. Beh, devo dire che è un bel impatto. Eddie è un ragazzo che però non si dà per vinto. Non si dà per vinto e non riuscendo a sfondare nel mondo dello sport nonostante questi 2 ori si trova un posto di lavoro, fa il bidello in una scuola e cerca poi di diventare un professionista, addirittura andando a gareggiare anche con le donne in Australia. Quindi ha dovuto fare veramente di tutto per poter portare avanti la sua vita da campione. Un campione che però non ha avuto la ribalta che in verità meritava. Quindi anche quella è una bellissima storia che poi vi racconterò. Ciao a tutti, buona vita. Mi raccomando, con lo sport si vince sempre.